qui il leader del nostro partito per discutere anche di quelle situazioni che sono avvenute in questi ultimi giorni. Vorrei ricordare questo sconcio di proposta di legge sulla equiparazione delle persone che erano nella Repubblica di Salò ai nostri patrioti, agli antifascisti. Una cosa grave che vede tra i firmatari purtroppo persone anche della nostra provincia e che secondo me va rimarcato, perché una situazione del genere non è comprensibile né accettabile. Salerno per sostituire il Partito Democratico, i candidati del Partito Democratico. Che futuro avrà il centro-sinistra in Campania? Vado a parlare. In Campania che futuro avrà il centro-sinistra? Su. Con Villani si può vincere. Parlo dentro. Grazie, se ci fate un po' di spazio. Era terribile anche da bambina? Sì, tremende. Della provincia di Salerno ti do il benvenuto. Benvenuto anche perché la tua presenza qui questa mattina ci onora, in quanto la tua testimonianza rispetto ad una provincia, quella di Salerno, che si appresta oggi, di qui a qualche mese, a fare la prossima competizione elettorale, per quanto ci riguarda sicuramente importante. Vorrei rimarcare un fatto: questa mattina abbiamo avuto l'adesione al progetto politico-programmatico per completare il lavoro che stiamo portando avanti in questi anni, anche dei repubblicani e del Partito Radicale. In questo modo abbiamo, caro Dario, un'alleanza ampia. Adesso Fettini ha parlato a voce e Sergio con megafono, poi abbiamo scoperto che c'è il microfono, diventa tutto più facile. No, io vi ringrazio e mi scuso con le ferrovie, perché in questo breve viaggio abbiamo creato un po' di disagio perché c'era molta gente, e vi ringraziamo anche dell'ospitalità in questa sala. Io sono molto contento di essere qua, di essere a Salerno, e ho voluto iniziare questo giro nel Mezzogiorno d'Italia, che non è soltanto un giro legato alle elezioni, è una cosa che continuerà. Ho voluto iniziarlo a Eboli, perché Eboli, lo sapete tutti, è stato un luogo simbolo che è entrato nella storia della letteratura italiana, è entrato con anche un bellissimo film tratto dal libro di Carlo Levi, come simbolo di un confine. Allora naturalmente si descriveva, oltre Eboli, un mezzogiorno fatto di miseria, di povertà, di contadini che erano indietro tanti anni rispetto ad altre zone del paese. Per fortuna quel mezzogiorno non c'è più, sono stati fatti passi importanti, passi enormi, però io ho voluto scegliere quel posto, Eboli, per denunciare che senza le scelte della politica, nella crisi che stiamo attraversando, senza le scelte della politica, le diseguaglianze sono destinate ad aumentare, non a diminuire. Ed è per questo che serve un impegno forte, serve non affidarsi rispetto all'esigenza di superare la crisi globale soltanto a risposte globali, come talvolta sembra che voglia fare il Presidente del Consiglio, la maggioranza di governo, che è passata da alcuni mesi in cui ha negato l'esistenza della crisi o l'ha nascosta, di colpo è passata ad un messaggio opposto: la crisi è superata, la crisi è alle nostre spalle, perché si intravedono alcuni segnali timidi, si preannunciano alcuni segnali timidi di ripresa nella finanza globale nel 2010. Ma cosa volete che interessi questo messaggio a una persona che ha perso il posto di lavoro, a una piccola impresa che ha chiuso, a un giovane che non ce la fa più ad affrontare l'ingresso nel mercato del lavoro, a una famiglia che con la propria pensione, col proprio reddito, non riesce ad affrontare le esigenze di vita? Allora noi insistiamo, siamo qua anche per denunciare questo, il rischio che ritornino ad aumentare le diseguaglianze se non ci sono dei provvedimenti che nella crisi si occupano prima di tutto di chi la crisi da solo non ce la fa ad affrontarla, cioè i più deboli. E i più deboli hanno un nome e cognome nel nostro paese. I più deboli sono i lavoratori precari, che quando perdono il posto di lavoro passano a 0 euro. Per questo per loro abbiamo proposto l'assegno di disoccupazione. Sono le piccole imprese rispetto alle grandi imprese.
E per questo per loro abbiamo proposto una serie di misure, a cominciare dall'acconto delle imposte di giugno, che vivono molte piccole imprese come un dramma, perché pensano che a quel punto le banche non gli faranno credito e non avranno i soldi per pagare l'acconto delle imposte di giugno. I più deboli significano i poveri. C'è paura a usare questa parola, ma la povertà sta tornando prepotentemente nel nostro paese e non si può nascondere, non è giusto, non è onesto, non è morale nasconderla. E purtroppo la povertà è una cosa concreta per chi perde il posto di lavoro o magari l'ha perso in un'età della sua vita troppo avanzata per rientrare nel circuito lavorativo e si trova ad affrontare i drammi della propria vita. E basta parlare con le associazioni che si occupano di povertà per farsi raccontare quello che sta succedendo i giorni che distribuiscono i generi alimentari o quando affrontano le esigenze di persone che di colpo si sono trovate in un passaggio che non pensavano mai di dover incrociare nella loro vita, cioè il rischio della povertà. I deboli sono i giovani del sud, i ragazzi del sud rispetto ai ragazzi del nord, e oggi noi per loro formalizziamo una proposta che presenteremo questa settimana in Parlamento e sulla quale chiederemo alla maggioranza di rispondere sì o no con un voto, come abbiamo fatto sulle altre proposte, a cominciare dall'assegno di disoccupazione. E se risponderanno no, dovranno prendersi tutta la responsabilità di quella risposta negativa. Ci dicano sì o no, ma non ci rispondano che non ci sono le risorse, perché la proposta che noi avanziamo costa 450 milioni di euro, esattamente la somma che hanno buttato dalla finestra perché hanno subito il ricatto della Lega impedendo di fare l'election day. Si può rispondere sì o no ai ragazzi del sud, non si può dire non ci sono 500 milioni di euro. La nostra proposta che formalizzeremo prevede che per i giovani, per 100.000 giovani laureati e diplomati del Mezzogiorno d'Italia, lo Stato preveda un'indennità di 400 euro al mese nei primi 6 mesi in cui vanno a fare un'attività, uno stage formativo, un'attività di tirocinio in un'impresa, e poi per le imprese che le assumono al termine di quei 6 mesi un bonus di 3.000 euro per il primo anno. Uno strumento che aiuta i giovani e aiuta le imprese, che nella crisi evita, che respinge la filosofia nella crisi arrangiatevi, in attesa che venga superata, che è la risposta che dà la destra italiana, che è una risposta intollerabile e inaccettabile, perché a chi non ce la fa non si può dire arrangiati. È anche un modo per dire a quei ragazzi del mezzogiorno: state tranquilli che non dovrete fare come i vostri padri e i vostri nonni, andarvene dalla vostra terra per realizzare la propria vocazione, per avere un futuro facendo quello che si è desiderato di fare quando si è fatto un percorso formativo, quando si è andati a scuola, andati all'università. E ripeto, su questa proposta ci rispondano sì o no, non ci rispondono, non ci sono le risorse. E siamo qua anche, come deve fare un grande partito, a fare delle proposte, come deve fare un grande partito riformista, ma anche a denunciare delle omissioni. Grande partito riformista deve avere proteste e proposte. Siamo qui anche per denunciare, per questo io ho voluto scegliere questo strumento che è il treno, che è lo strumento che molti italiani utilizzano per andare sul posto di lavoro, per spostarsi, e che è un altro strumento, le ferrovie, che segna l'ingiusta diseguaglianza tra nord e sud del paese, perché è un bene che nel nord ci siano i grandi treni ad alta velocità, è stata una scelta giusta che abbiamo condiviso, abbiamo promosso noi. È giusto anche che il Presidente del Consiglio vada a inaugurare la Freccia Rossa, ma non è giusto nascondere che anche su questo c'è una diseguaglianza inaccettabile tra nord e sud del paese, che per andare da una città all'altra del mezzogiorno in treno ci vogliono 4 ore, 4 ore e mezzo, 6 ore, e per gli stessi tempi di percorrenza al nord bastano la metà o un terzo, e che ci sono treni vecchi.